Siamo qui oggi nel campo comunale, zona Via Selva, Lago Passarello, per una nuova iniziativa dell'associazione Ripuliamoci. In che cosa consiste, Lucia? Tu sei la vicepresidente di questa associazione. Dici. Ciao a tutti, io sono Lucia, faccio parte dell'associazione Ripuliamoci. Oggi siamo qui nel questo campo comunale per, diciamo, dar vita a questa zona che si può definire come verde pubblico della città, che è stata un po' lasciata, abbandonata. Stamattina siamo venuti a ripulire, come diciamo facciamo di solito da settembre dell'anno scorso. Infatti ogni zona verde di Altamura, ormai possiamo dire quasi tutte, sono state ripulite dall'associazione Ripuliamoci, da tutti i facenti parte dell'associazione, ma anche da tutti coloro che poi volta per volta si sono anche aggiunti, uniti a noi. Perché il vostro gruppo pian piano aumenta, perché sì, chiedete sempre di dare man forte, insomma, a questa associazione, che comunque ha un bellissimo obiettivo. Quindi voi siete venuti qui, avete esattamente ritagliato un po' l'erba? Sì, abbiamo ritagliato l'erba e pulito la zona, che era veramente lasciata in uno stato di abbandono e degrado, immondizia, rifiuti di vario genere, le reti delle due porte. Molto spesso abbiamo anche difficoltà e non sappiamo come smaltire i rifiuti, perché troviamo rifiuti di ogni genere ed entità. E stamattina abbiamo fatto questo lavoro e poi dalle 15 di oggi pomeriggio, con 6 squadre formate da 6 persone, abbiamo organizzato questo torneo che si chiama appunto Un Calcio al Degrado, per sensibilizzare la cittadinanza e non solo a questo problema dell'abbandono dei luoghi pubblici. La prima ripulita l'abbiamo fatta al Pulo, è nata un po' per gioco, un po' per una chiacchierata che abbiamo fatto, diciamo, tra amici. E così avevamo pensato, perché non andiamo a pulire dall'immondizia le zone verdi, la Morgia era stato il nostro primo obiettivo, quindi il Pulo. E così abbiamo pensato di andare avanti, abbiamo pubblicato semplicemente l'evento su Facebook e il primo giorno si sono presentate 50 persone più o meno. Ripuliamoci, abbiamo questo bel cartello, che cosa vuole dire Ripuliamoci, Antonio? Ripuliamoci è il nome dell'associazione di cui faccio parte. Ripuliamoci significa togliamo il superfluo, togliamo lo sporco, ripuliamoci. Quello che gli altri lasciano di scarto. Quelli che incivilmente buttiamo per terra senza pensare che lo ritroviamo noi stessi davanti dopo qualche tempo, insomma. E ci fa un male a noi. Ci fa un male a noi, a tutti e al pianeta. È brutto vedere una cosa sporca.